Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Pokémon Marron Merda 2. L'ultima volta siamo entrati nell'U-Tunnel. Siamo adesso a metà strada nella zona est della regione che ci porterà dalla parte della montagna che collega il percorso, diciamo, 9 con quello 10. Comunque, una via che conduce da Post-it Town verso Calcedonia. E vabbè, continuiamo. Anche se comunque dovrei allenare un po', non sono messo bene, però vabbè. Qui non c'è un cazzo. Proviamo a catturare questo qua. Vabbè, sentiamo finché non lo catturiamo. Perfetto. Vedete da chiunque abbia un briciolo di cervello, sembra invece eccitare le ragazzine. Vabbè, noi non ne abbiamo una. Cazzo ne abbiamo? Vabbè, 32. Non è male. Vabbè, continuiamo. Aspetta, qua siamo andati. No, no, ok. Aspetta. Proviamo a catturarlo adesso. È bastardo, bisogna dire. Porca troia, però, com'è? Vabbè, si deve... Aspetta. Oh, finalmente ho catturato sto dannato. Peggio della signora Fletcher è sempre vicino alle sfighe, ero presente anche l'11 settembre. Vabbè. Ah, se abbiamo catturato pure questo. Anche adesso abbiamo un po' la squadra un po' danneggiata, ma non so se posso fare molto. Aspetta. Ho sogni per pozione. Non ho molto. Parasino. Non sono messo tanto bene, bisogna dire. Avrei dovuto prendermi anche delle cose. Vabbè, cosa facciamo adesso? Niente. Vabbè, tanto siamo vicini all'uscita. Aspetta, però facciamo. Kermit è già a livello 30, andiamo inferni. Scegliamo questa. Sai come si fa a non perdersi in montagna? Basta segnare il percorso con dei rametti. Non ci sono rametti in questo gioco. Ratatatata. Ah,
un tipo acqua. Vai Kermit. Voglio rischiare troppo. Baracobald. Che è una fusione tra Obama e un... non mi ricordo se si chiamava Braccobaldo. Vabbè. Psicoraggio. Dritto per dritto. Ovvero brutto colpo. Fine. Ho fatto del mio meglio. Più o meno. Vabbè. Voglio andare a casa mia, che baci. Ah, ce n'è uno nascosto, vabbè. Un po' di Zubat. Ma va a cagare, cioè non so. Più di 10 livelli di differenza non ti fa scappare. Ma vaffanculo. Frana. Io posso imparare. Può servire una mossa di tipo roccia, ma devo cercare anche. Potrei dargliela a Dildo. Via turbo sabbia. Che non serve a un emerito cazzo. Usala qui dentro, deve essere per terrorizzare. Beh, insomma, è una mossa di tipo roccia. Vediamo anche questo. Credi di potervi battere? Sì. Aspetta, alzo il volume, ok, era un po' basso. Merda. Fortuna che... i livelli... bruciato. Almeno avrà una potenza d'attacco ridotta. E usiamo attacco rapido. Ivysaur. Che in verità non è proprio Ivysaur, ma è una fusione tra Bulbasaur e Ivy. O potrebbe essere, diciamo, so come dire. Vaffanculo però. Ah, muori. Ah, 29. Ditto Carp. No, cambiamo. Vai Kermit. Ditto Carp. Facciamo sì coraggio. Perfetto. Hai sconfitto Mirato Mir. Ups. Livello muscolare 0. Che è tutto zero, non solo a livello muscolare. Poi cosa penso c'è? Ah, c'è una... Lancias, che abbiamo già preso in precedenza, catturato in precedenza. Ah, fanculo, ma è possibile. Sì, però dai, questa cosa è una cosa davvero... fa incazzare. Che non puoi scappare con 10 livelli di differenza. C'è una squadra mezza distrutta, bisogna dire.
rimane solo Kermit e Shadow. Anzi, che faccio? L'iperpozione la uso su Shadow. So che sarebbe sprecata. Pazienza. Pokédex, ne voglio anche uno anch'io. E compratelo. Cooper, Pokéfanato. Luigi. Ma vaffanculo. No, non mi sono petto. Vabbè, cazzo se ne frego. Tanto. Vabbè, esci da attaccare. Torno da te, Kermit. Un altro Luigi. Hai rotto il cazzo però questo sbadiglio. Vabbè, continuiamo tanto. Livello 31. Lacerazione, ah, finalmente una mossa migliore. E fa pure brutto colpo, probabile ovviamente, perché non c'è mai la certezza perfetta. Ancora un altro Luigi, che palle. Vabbè. Ah, vero, mi ero dimenticato che mi aveva fatto lo sbadiglio quello stronzo. Svegliati, cosa inutile. Fortuna che non mi fa danni. Ah, vaffanculo. E svegliati. Oh. Muori, creatura di merda. Grr, crepo di invidia. Ma quale invidia? Quando hai completato tutto quello che me lo daresti? No, te lo devi comprare. Altrimenti rubalo e vaffanculo. Ok, queste sono le ultime. Questa è l'ultima zona, se non ricordo male. Guarda che non posso lottare con una squadra mezza distrutta. Mettiamo, vabbè, mettiamo, no, Electrode no. Però, beh, spè. Non mi ha visto questa qua. Beh, meglio, almeno.
No, va via. Però sfidiamo, tanto, chi se ne fotte. Ehi, non fare scherzi stupidi al buio. Ma se ho usato flash. Bel sprout. Peccato che di psicoraggio non ho più mosse. Però c'ho l'etere volendo, ma non lo posso usare adesso. Patrick è un tipo. Forse è meglio. Vabbè, Sean, chi se ne fotte tanto. Brutto colpo. Che culo. Era troppo buio. Ma va a cagare. Non c'era nessun buio. Ho visto un match più questo tunnel. Minchia, leggendario proprio. Aspetta. Facciamo così, usiamo l'etere. Almeno ricarichiamo. Almeno ricarichiamo la mossa. Certo che non ci vedete molto. Hai dei Pokémon? No. Non mentire. Pezzo a... Vabbè. Ma sta ne ha ben 4. Dexter. Che dovrebbe essere... un tipo... Ah no. Dovrebbe essere anche... un tipo spettro. O tipo veleno, boh, non mi ricordo. Joystick mi pare che era un tipo duro. Ah, caffanculo. Merda. Sono rimasto solo con un Pokémon tecnicamente. Brutto colpo, dritto per dritto. Weeping Bell è un tipo veleno, quindi potrei usare. Ipnosi. E usiamo Mangiasogni, che è di tipo psico. Perfetto. Ah, faccio cazzo. Deve essere una lingua. Boh, non sono esperto di questo, ma penso che è in napoletano. Vabbè. Quindi controlliamo se c'è qualcosa. Va via. Una Pokéball. Una perla, vabbè. Ancora te, ma te ne puoi andare. Spieghiamo quest'altra, che dovrebbe essere l'ultima di questo tunnel. Questo tunnel odioso. Per fortuna è finito. Baraccobaldo. Ah, non ho più mosse, vaffanculo, vabbè. No, tanto vale, chi se ne conta tanto. Vabbè, grazie Electrode, almeno l'hai tenuto a bada.
adesso ci pensa Shadow a finire il lavoro. La scimmia, oh cazzo, mi ero dimenticato. È meglio se me ne libero subito. Dai, non fallire. Ah, è vero, ma fa un culo. Merda, qui sono nei guai. Aspetta. Che brutta situazione. Mi è rimasto solo Dildo, ma è ormai è mezzo distrutto. E poi cosa posso fare? No. Mi sa che è finita. O forse no. Che? Oddish, ma non so se posso fare qualcosa. Vabbè, andiamo allo sfuriato. Ah, è un brutto colpo. Però ne ha fatti solo due. È andata a vuoto. Ora vai un'altra cosa e mi rompete i coglioni. Perfetto. Che culo. Ho visto, grazie. Complimenti a Dildo. Mi ha salvato il culo. Parei di essere un piccolo essere indifeso. Sono carino, eh? Vabbè, usciamo da questo schifo di posto. E siamo dall'altra parte della montagna. Con la squadra mezza distrutta. Guardate qua, tutti, tranne uno. Che mi è riuscito a trascinare alla vittoria. Ed eccoci qua, qui siamo alle porte di Calcedonia. Però non ho ancora finito. Cerchiamo di evitare questo idiota, sperando di non fare una cazzata. Affanculo. Ed eccoci a Calcedonia. Ho conosciuta come anche Lavandonia, o meglio nel gioco originale. La nuova pettofionda caccia via cattivi odori in un lampo. Shish SPA. Vabbè, andiamo a ricaricare la squadra e poi termineremo l'episodio. Però prima parlo con qualcuno. Qui potrei trovare molti cubone. Penso che siano i fidanzati delle ragazze che fanno shopping alla torre. In qualche modo devono pur passarle il tempo. Ah, Team Rocket farebbe ogni cosa per loro. Loro chi? Ci ho dimenticato l'apostrofo. Vorrei dire oro in verità. Attin. Esconi fani giugiù. Vabbè, ricarichiamo la squadra. Grazie per l'attesa, questo dovrebbe bastare. Perfetto. E qua termineremo l'episodio, quindi nel prossimo episodio di Pokémon Marro Merda 2 continueremo il coso della storia e faremo... vabbè, innanzitutto andremo verso ovest. Ora siamo usciti dalla montagna, con molte difficoltà. Ce la faremo? Questo si vedrà nel prossimo episodio. Ci si vede, ciao, al prossimo episodio. O come diciamo in arabo, Marhaba!